30 marzo, ci riproviamo, insomma, mi sembra che c'è un cantiere aperto, quindi c'è la gettata di cemento per il nuovo ospedale di Castelli, un progetto insomma, che Cianfanelli insomma, ha seguito non da vicino, ma è stato diciamo, fautore del nuovo progetto che poi è stato quello di centrosinistra, del nuovo ospedale, non più del Policlinico dei Castelli. E come commenta questa giornata e come commenta l'attuale situazione della sanità ai Castelli Romani? Guardi, questa giornata è sicuramente un fatto positivo. Il bello della vicenda è che la regione, l'azienda sanitaria locale e il comune sono sinergiche in questo momento nell'attuazione di questo primo lotto di 65 milioni di euro. L'ospedale è l'ospedale di Aprilia, Ardea, Pomezia, Ariccia, Genzano, Lanuvio, Neni, Castel Gandolfo, è uno dei quattro ospedali da 400 posti letto a cui hanno diritto i 530.000 abitanti dei Castelli Romani. Questo è un modello, spero che la Regione faccia suo questo modello. Noi siamo assolutamente per l'ospedale pubblico, non siamo per l'ospedale pubblico privato, non crediamo che la sanità di eccellenza possa essere privata, quindi siamo qui per testimoniare che vogliamo l'ospedale pubblico per i cittadini dei Castelli Romani e soprattutto per queste aree sanitariamente depresse. Noi sogniamo che il paziente delle campagne di Ardea che abbia un problema abbia 8 km di distanza un dipartimento d'emergenza serio. Grazie.